E finalmente abbiamo recuperato anche la prima, in realtà, e ultima band della serata, intanto, gli Wows, che sono qua con noi per la terza volta ormai. Sì, sì. Essere la terza Beh, dai, volta, facciamo che sì. sia la terza volta, sì. Quindi non nuovi per i nostri amici da casa o da dove essi siano. Dicevo, siamo qui con gli Wows, quindi come tutte le altre volte, nome e ruolo nella band, anche se ormai dovrebbero saperlo. Allora, ciao, io sono Pierluca, sono il basso. Eccolo qua. Io sono Paolo, sono la voce. Io sono Fabio, batterista. Matteo, chitarra. Anche elencatemi anche gli altri due che se ne sono già andati a nanna. Poi Gianmarco, Marco l'altro chitarrista. Gianmarco. E Pierluigi al synth, che è già andato a casa perché partiva per le vacanze. Kevin Follett, che era l'unico che mancava nelle interviste, manca anche stasera, quindi non ce l'avremo mai. È un'entità, è uno spirito, cos'è? Un rumore. Un rumore di fondo. È l'urico. È catafalco. Signori Wows, qual è per voi il pezzo più bello che avete scritto e che magari avete anche suonato qui stasera? Anche personalmente, magari potete avere gusti diversi. Allora, cosa posso dire? Io voto per Ciaccure. Ciaccure. Voto per la montagna di ferro. Sentiamo il viola. Anch'io forse Ciaccure. È una delle mie preferite. Io esagererei. E confermo anch'io tutto quello che hanno detto gli altri su Ciaccure, perché per quanto riguarda me è il brano dove io mi devo impegnare di più, quindi mi piace. Beh, a me piace Abraxas perché sono legato. No, non è vero. Sei proprio un mona. Mi piace tantissimo Ciaccure. Tieni il microfono più vicino, che se no non mi lo piace so. Tantissimo Ciaccure. Ti piace Ciaccure? Ma proprio tanto. Però Abraxas la preferisci. Però Abraxas sono più legato perché ci sono più legato perché ho tirato fuori la parte principale. Ah, ok. È un po' il tuo momento di gloria. È una mia creatura, una piccola creatura. Ok, beh, almeno uno che si stacca dagli altri, dai. Se gli Wows fossero, visto che siamo al circo stasera, se foste un personaggio, aveste un ruolo in un circo, cosa sareste? Non ditemi la donna barbuta che me l'hanno già detta. Darth Fener, non l'ho mai visto al circo. Beh, il clown, per forza. Anch'io sicuramente il clown. Ok. Gli elefanti. Ok, ma a livello proprio l'entità Wow, se fosse un personaggio del circo, cosa sarebbe? Gli elefanti, ok, prendiamo per buono gli elefanti. Beh, il peso e la lentezza, effettivamente. Equilibristi. Con la paura dei topolini. Con la paura del vuoto e del silenzio. Wow. E con questa io vi direi che posso quasi andarmene. No, un'ultima cosa prima di andare tutti a nanna, ricordate i vostri contatti, insomma, dove potervi seguire, o i prossimi live anche. Potete seguirci facilmente un pochino su tutti i portali e i canali, su Facebook, su SoundCloud, su Bandcamp, su Spotify, su iTunes, su YouTube, sul sito della nostra etichetta Argonauta Records. E prossimi eventi si skippa? Suoniamo il 13 settembre a Mantova, Frammenti di un cuore esploso. Sarà una super serata perché ci sarà anche una band tedesca che è post-hardcore, una band che spacca veramente, quindi vale la pena venire. Apposta? No, visto che... Okay. Ciao, io sono Fabio. Siete gli unici che ho intervistato dopo il live, vi chiedo com'è, io non l'ho potuto vedere, com'è andata? Contenti, soddisfatti? Il live è andato molto bene, siamo contenti, il festival sembra ben organizzato, la gente è stata contenta. Siamo tutti e noi felici. Siamo più felici di loro. Che bello! Che ci sia stata data questa opportunità di suonare qui. Abbiamo notato gran professionalità da parte di tutti. Sì. Grande accoglienza. Da parte dell'organizzazione, quindi? Sì, sì, da parte di tutti. Anche uno che tutto il giorno ci ha chiesto da fumare costantemente. Non ci mollava. Era organizzato, ha individuato. Sembra che sia andato via, sembra che non ci sia più finalmente. Era uno dei due che suona con voi? No, era un signore dello stand, uno dello stand. E trovateglielo un ruolo nella band, magari. Però tutto sommato veramente un'ottima serata, veramente bella. Bene, allora se siamo a posto, grazie, verremo. Malvo.
Forza Sottosuolo. Ale, sempre. Verremo, dai, al prossimo vostro live a vedervi, sperando di poter avere anche Mr. Kevin Follett per farlo vedere a qualcuno, magari. Esatto, e i due che mancano anche stasera, mancano sempre, secondo me non esistono alla fine. Secondo me ve li inventate. Buon, dai, vi ringrazio, adesso vi lascio godervi la serata, andare a fare le nanne. Grazie. Ciao, grazie. Allora, siamo in compagnia dei Quadra, seconda band che si esibirà questa sera al Circus Fest, per questo venerdì sera di metallo. Rientrate? Si può dire. Ok, allora... Cinque domandine velocissimissime prima di farvi suonare. Allora, i vostri nomi e il vostro compito nella band. Allora, io sono Yuri, sono il cantante. Simone, il bassista. Emanuele, chitarrista. Van, batterista. Ok, da quanto siete formati e attivi? Siamo attivi da 10 anni, abbiamo festeggiato quest'anno. Auguri. Non con questa formazione, però comunque sì, ci sono state delle variazioni, ma i Quadra sono attivi da 10 anni. Ok, in questi 10 anni qual è il pezzo che sentite di aver scritto più bello, che preferite suonare, che ci vorrete sentire anche stasera? Che ci... che ci piace di più... Però dovete farcelo anche sentire stasera, cioè, tra quelli che suonerete, dai. Ti possiamo dire il pezzo che si è conservato in ogni scaletta, il pezzo che abbiamo sempre deciso di suonare, che è un pezzo del primo disco che si chiama Il Maiale. Ok. Questo è il pezzo che noi di solito eseguiamo in chiusura di scaletta, perché è quello che secondo noi forse, sì, ci siamo sempre portati appresso dal primo album. E al di fuori della scaletta c'è qualche altro brano che preferite, che amate più degli altri magari, insomma? Penso che la risposta sarebbe personale per ognuno di noi, ognuno ha le sue preferenze. Beh, se volete darmela, datemela pure. Poi non vi censurerò, insomma. La mia preferita, io ho una preferita. La mia preferita in realtà è l'ultima traccia dell'ultimo album, Non avrei altro Dio all'infuori di te, che si intitola Mettersi in salvo. Questa è la mia personale preferita. Al di fuori della scaletta anche un brano dell'album precedente, Il Benedimento Arnuaccia, del Cervello nella Vasca. Come scrittura e anche come impatto live, e che non facciamo stasera. Oh, vabbè, però possiamo comunque andarcelo a sentire, no? Comprando sì, un disco. Certo. Uno dei miei preferiti, vabbè, io scrivo i testi, quindi parlo anche soprattutto in quell'ottica. Uno dei testi, secondo me, meglio riusciti è Molotov, però fa parte della scaletta, non è fuori dalla scaletta. Perfetto. E tu che dici? Allora, io sono l'ultimo arrivato, quindi non ho suonato niente. Sono sull'ultimo disco. Beh, tra i pezzi che hai ascoltato, qual è che allora, preferisci? Tra i pezzi che ricordo dei Quadra, che sono solo quelli che suono. No, ce n'è uno molto vecchio che quando non suonavo ancora con loro, che si chiama Promemoria, che mi piace molto. Che ho tentato di suonarlo, ma era arrangiato talmente male ai tempi che non si può suonare perché fa cagare. Però mi piace. Bene, però sei onesto e sincero, bene. Potrebbero essere sinonimi. Se i Quadra fossero, visto che siamo in tema, un personaggio del circo, che figura ricoprireste? Un personaggio del circo. O la donna cannone o la donna barbuta. Dovete sceglierne una. La donna barbuta. Senza la donna barbuta, ok. Assolutamente. Ha giudicato la donna, quindi no, i Quadra saranno la nostra donna barbuta. Sì, stasera. Sì, ci piace. Ok, per concludere poi vi lascio in pace, a godervi la serata. I vostri contatti, insomma, per chi vi volesse seguire. Beh, ci trovate su Facebook, quindi Quadra con la K, e da Vigevano con furore. Da Vigevano, YouTube, tutti i social, basta googolare Quadra con la K e trovate Spotify, su tutti i social. Quelli ve li passiamo in privato, sì, okay, i filmati, quelli via mail, croccanti. Sulla mailing list quelli arrivano. Bene. È finita qua, visto, non era niente di difficile. Adesso no. Vi lascio avvicinarvi pian pianino al palco, prima al bancone delle birre, e buon concerto. Grazie, grazie molto. Grazie. Ciao. Allora, siamo qui con i Sin Circus, che abbiamo già avuto come ospiti. Infatti mi ricordavate prima che abbiamo già fatto questa cosa un annetto fa circa. Facilmente. Un anno ma fa quando? È questo. Un anno fa quando? Un anno fa. 6 mesi. 8 mesi fa, era gennaio. Già l'anno. Oh, so fiscale. Allora, siamo in compagnia appunto dei Sin Circus. Cali. In ordine, il vostro nome e quello che fate nel gruppo. Ash, chitarra. Io sono Cri, suono il basso e la birra.
Ciao, sono il Crash Voce. Ciao, sono Marco, ho 40 anni e sono alcolizzato. Ciao, io sono il volto sensato della band e sensibile, sensibile. E suono la batteria, i Bandotti. Mi chiamo Jacopo, ecco. Detto Barbie, c'era un nome. Il Batti Bandotti. Batti Bandotti. Delighiade. Voi siete attivi dal? Dal Delicato, praticamente 2004. Dal 2004 ad oggi qual è il pezzo vostro che preferite e possibilmente che suonerete qua anche stasera? Il pezzo de fumo. Anche... Oh, piace a tutti. A me mi piace... scusa... il ragazzo che arriva da Rimini dicono... No, vabbè, comunque dicevamo... Keep going on. Mosica, che ti piace? A me mi piace molto il pezzo che fa... Io tanto non mi ricordo nei pezzi, nei testi. Guarda che il pubblico lo sa, i pezzi. E fa bene, e fa bene a saperlo. Un sacco, esatto. E sai che hai risposto così anche l'ultima volta, tra l'altro. Ciò è il mononeurone che si scuote, ma le traiettorie sono sempre quelle. Sei, per cui è coerenza, fine. Questa è coerenza. Grazie. Prego, mi piace Symbolic dei Death, ma non è nostra. Però, keep going on, sì, anche non sino fan, sono indeciso. E a te piace me Balanoccio? Mi piace Balanoccio, sì, anche la rapa non è male. Anche Rosalito Sematò. Cioè, delle loro non me ne piace neanche una, non mi piacciono neanche loro, non vorrei essere qui adesso, ti prego salvami. Un pezzo generico che ti piace? No, io lo so, il Cree piace Blind Love, che è del primo disco. Che in realtà si chiama Brown Love, perché il Cree ha degli amori... Marrone, ha degli amori marroni. Sì, lui. Più marrone di lui non ne conosco altri. Ok, visto che siamo al circo stasera, se lavoraste al circo che ruolo avreste secondo voi? Donna barbuta. Già detta, i Quadra si sono già confessati come donne barbute. L'uomo l'uomo cannone. No, mi sa che quello deve farne finire. Lo facevo una volta, adesso mi dedico solo a fare il pagliaccio. Io faccio l'uomo cannone. Io faccio proprio quello che rulla il tamburo, che mi fa. Giusto. Cioè, l'effetto sonoro. Quello è proprio il. Quindi il tuo ruolo uno è fa l'uomo, uno fa il cannone, uno rulla. Non resta da fare altro, certo, che godermi lo spettacolo. Una bella tossici di chiaro. Tu, visto il colore, potresti fare il fumo. È un gruppo che funziona, direi. Palestinese. È marocchino, come dice Alonso, è marocchino. È bello da Dio, esatto. Richiamiamo all'ordine il Sin Circus per l'ultima domandina, poi vi lascio andare, finalmente ve la cavo. Contatti dove seguirvi, dove rimanere aggiornati sul vostro futuro. O sul vostro presente, no, praticamente anche. Facebook c'è, ma non c'è. No, in realtà sarebbe bello se ci vedete tipo dal vivo, tipo stasera. Quindi vi mettiamo il video, lo vedranno penso tra qualche settimana, però. E allora si mangiano le mani. Farò anche il cartaceo, ok. Il video cartaceo, sì. Bello di Dio. Avevo il bula bula così io. No, comunque sì, l'idea era appunto questa qua. Cioè, trovarci, c'è qualcosa su YouTube. Avevamo un bel sito internet, però poi ci siamo dimenticati di pagare la retta. Ok. Sì, ma questa è la scusa che non dovevamo. Ci siamo dimenticati. La finanza non c'entra. Ok, direi che così possiamo concludere questa chiacchierata con i Sin Circus. Ciao. Buon concerto e fate. Grazie. Il vostro solito macello. Trovateci per strada. E cercate di ricordarvi i pezzi. Per primo. Buono. Grazie mille. Ho cercato di lasciare sfogare gli Occiucciariello, ma non hanno sfogato abbastanza. Hanno appena finito di suonare, ma sono ancora carichissimi. Motore. Allora, dovremmo già conoscerci, soprattutto qualcuno qua in mezzo che non si fa riconoscere. Motore, mio cuore. Comunque, motore, tuo cuore. Nome e quello che fate nel gruppo per presentarvi ai nostri amici a casa. Gilberto Bruce Da Vinci II. Io suono i Bandotti. Io sono Stefano e suono la chitarra. Io sono White, canto. Io sono Rodrigo.
tocco il basso. E bevo un sacco. Sono Giordano e sono i fiati. Io sono Giordano e sono... Ah, i fiati. Questa musica è... Bene ragazzuoli, qual è il vostro pezzo preferito che avete scritto e che preferite suonare, che avete suonato magari anche stasera? Pare che ho sentito anche una novità, almeno a me mancava quel mambo... E noi suoniamo solo canzoni che non ci piacciono. Ah ok, giusto per demonizzare. Quindi non ce n'è neanche una che realmente suoniamo e ci divertiamo. Neanche una cover di siamo qualche altro gruppo. E stiamo male. Fumando. È colpa della musica, scusate, un po' di empatia, aspetta. Bravi! No, tutte le canzoni sono tutte una figata. E praticamente la nostra canzone preferita si intitola Sekmeres Atsumerisas. A me ieri piacevano quelle di oggi e oggi piacciono quelle di ieri. Sì, perché ieri mi piaceva la rapa e oggi mi piace forse non Sin of Fun. Sono d'accordo. Vuole dire qualcosa? Vuole aggiungere? A me piacevano quelle di oggi. Ieri, anche oggi. Oggi. Se l'entità o Ciucciariello fosse un personaggio del circo, chi vi sentireste di essere? La transenna io. La balla di fieno, no? La balla. No, la transenna non è male, perché tu stai lì, comunque puoi guardare lo spettacolo davanti e dietro. Tutti ti toccano e tutti non si... Non è da sottovalutare. Io la transenna la vorrei. Bruce. Bene. Cosa c'è? Motore? Il motore del circo. Il motore, sicuramente. Motore. Quindi una transenna e un motore, siete tutti d'accordo o qualche altro personaggio? Io vorrei fare quello che monta il tendone. Ti ci vedrei anche. Sei geloso perché monto il tendone. Monta pure. Che sta a fare con quel cavo? Siete delicati. Un tirader cavo. No, non c'è niente. Lui vuole l'avvocato per parlare. Facciamo l'ultima domandina, giusto. Vabbè, per... Facciamo una cosa, tengo il microfono io. Vai. Ecco, no, bravo. Quattro deficienti. No, no. Le quattro. Il Guanciales. Ti presento Chris. Vi presentiamo un nostro amico, si chiama Bruce. E Bruce. Bruges del Molises. Bruges del Molises. No, artisti, siamo magnati. Almeno un chilo di guanciales, 23 kg di guanciales per ogni litro di alcol. Au, siamo pieni come carogne. Ciao Chris, ciao Giordanos, ciao Gianlucas, ciao Stefanus. Come ti chiami tu? Un saluto a casa. Come ti chiami tu? Arberto. Arbertus. Ok, l'ultimo intervento, poi veramente vi caccio io. Grazie, poi fine a questa disgrazia. I contatti dove seguirvi e magari prossime date in programmazione? Allora, ma per questo genere di cose basta andare su Facebook, e siamo tutti lì rincoglioniti con il telefono in mano tutto il tempo. C'è la pagina di O Ciucciariello e anche se postiamo poca roba, quello che facciamo più o meno c'è scritto, quindi è inutile stare qua, anche perché non me lo ricordo. E seguiteci sui social. Qualche foglio da qualche parte, non ne ho idea. Però ce ne sono, quest'estate ne abbiamo anche troppe e vi romperemo il cazzo. Bene. E dopo ci saranno i beep comunque. Non ho nessun beep. L'unico beep che sentiremo è il cicalino del camper adesso che lo sposterai. Ma si possono dire parolacce nella tua trasmissione? Certo, è una radio libera. Ah, si può dire... Scomare! Cacciaci, ti prego. Gigi! Anche questa è una parola. Cacciaci, ti prego. Viva Gigi! Cacciaci, ti prego. Io direi che vi lascio andare a bere a finire di sfogare la vostra serata. No! No, vi tengo qua, ma almeno lasciamo liberi. Non mi abbandonare. No, ecco. Io ti vado bene. Ecco. E con questa salutiamo i Ciucciariello. Vi diciamo buonanotte in coro. Dai. Pronti? 3, 2, 1. Buonanotte! Ehi! Viva la Romagna! Allora.
Allora, come ultima intervista, le abbiamo un po' sfasate. Intervista, presentazione, le abbiamo un po' sfasate questa sera per motivi organizzativi e logistici. Siamo in compagnia di Olly Riva e Un Soul Rockets. Oh yeah. Quindi Olly Riva and Soul Rockets, vabbè. Siete in due, comunque vi chiedo, come a tutte le altre band, di presentare, insomma, dire il vostro nome e il ruolo nel gruppo. Okay. Olly Riva and the Soul Rockets, io sono Olly Riva. Esatto. E lui rappresenta i Soul Rockets. Addirittura, che onore. Esatto. E beh, gli altri sono tutti praticamente mezzi nudi ormai. E infatti li abbiamo spostati alla camera per evitare... quindi tu che Soul Rockets sei? Marcello Loe, suono il sax baritono. Vorrei precisare che sono venuto io in camicia perché gli altri sono in canottiera in questo momento, quindi vabbè. Sì, erano già proprio in ciabatte pronti ad andare a letto. Il concerto è stato un po' una sauna. Passiamo dalle giacche alla canottiera diretti. Il cambio è velocissimo. Esatto. Bene, allora vi chiedo, voi siete attivi da, insomma, ne avete di concerti alle spalle. Vi siete formati quando esattamente? Circa 4 anni fa. Ok. Anche se... devi sapere che i Soul Rockets non sono una vera e propria band. Cioè è nato tutto da canzoni che avevo scritto io nel mio studio, e poi ho cercato degli amici di altre band che venissero ad aiutarmi a registrare il disco, e poi molti di loro hanno cominciato a suonare in questa band nei ritagli di tempo, quando uno non era in tour si metteva a disposizione per suonare con me, e di conseguenza non è un vero gruppo perché ci sono tipo 5 batteristi, 3 bassisti. Ah, okay. Quando c'è uno c'è l'altro, no? Poi negli anni ci siamo un po' uniformati e abbiamo trovato una line-up un po' più stabile, diciamo. Quindi comunque c'è una line-up appunto più stabile, sì, ormai che gira. Sì, più o meno sì. Ok, allora vabbè, la domanda io la rivolgo a te per i Soul Rockets. Esatto. E a te in quanto autore dei brani. Qual è il tuo pezzo preferito che hai scritto, insomma, per Olly Riva and the Soul Rockets, e... o che avete anche suonato stasera, insomma, che ti piace portare in giro? Immagino tutti, però... No, però, cioè, sì. Allora, il discorso è che ogni scarafone è bella mamma soia, no? Quindi ogni cosa che scrivi... Insomma, se li porti sul palco, esatto, c'è un motivo. Però ce n'è una in particolare che si chiama Love is the Power, e che non è ancora uscita nessun disco, perché abbiamo già fatto 2 dischi, ma non abbiamo mai pubblicata, e per assurdo è una delle prime che ho scritto. Forse perché ci tenevo tanto, e prima di farlo uscire volevo... registrarla col cuore, e non sono ancora riuscito a farla come vorrei. Sono un po' un perfezionista. Allora... Quindi ci lanci questa pulce nell'orecchio, sì, e ci lasci in attesa. Beh, i concerti la facciamo sempre, però su disco non è mai uscita. E, tanto che mia madre mi ha detto questa frase: non ci credo che è tua. Quindi ogni volta me la tiro come se fossi John Lennon, capito? Ma dai. E per te invece? Ma a me particolarmente piace Let Me Down. In realtà anche Love is the Power è praticamente da quando siamo... è dagli inizi che la suoniamo, quindi ci siamo affezionati a questo pezzo. Effettivamente non è ancora uscito. Particolarmente Let Me Down mi gasa, ecco, diciamo così. Mi piace particolarmente. Bene. Allora, visto che siamo in una situazione circense questa sera, la domanda che ho fatto a tutte le band che hanno suonato in queste 2 serate è: se Olly Riva and the Soul Rockets fossero un personaggio del circo, cosa vi sentireste di essere? Funambolo tutta la vita. Funambolo? Assolutamente. Però siete i primi che si propongono come funambolo. Ho sentito donne cannone, donne barbute, donne... tutti donne. Allora, uomo forzuto non ce la farei, ecco. Sicuramente. La donna barbuta anche no. No, sicuramente funambolo, perché sono un po' di carattere così. Ok, il funambolo ci sta. Concordi? Sì, decisamente. Bene. Ultimissima cosa, poi vi lascio andare anche voi in relax a mettermi in ciabatte e canottiera. Se volete lasciare dei contatti dove seguire le vostre date o le prossime date che avete in programma, non quelle di domani perché il video andrà in onda comunque tra un po', quindi... No, beh, tanto comunque noi abbiamo sia il sito che www.soulrockets.it, e vabbè, i nostri Facebook, Olly Riva and the Soul Rockets, e le mie pagine personali, dove ci sono sempre le date, aggiornamenti continui sul tour e sulle uscite discografiche, eccetera. Quindi diciamo che siamo comunque, nonostante il vintage, siamo abbastanza sul pezzo. Sì, no, tecnologici non me la sento di dirlo, okay, perché non sono molto per la quale. Sì, sì. Però se fa un po' giovane. Ok, vi è piaciuta la serata? Siete rimasti soddisfatti? Sì, sì, un po'. Cioè, sai, il telone, suonare sotto telone è veramente...
Ti ammazza, sì. Però, però è fighissimo. Noi qua fuori siamo stati quasi più fortunati, ma... No, però è fighissimo. Beh. Assolutamente, la gente poi vedo che ha risposto in maniera adeguata. Erano... Sì, sì, decisamente confermo, anch'io avevo un'altra visuale da qua fuori, si intravedeva comunque... Si sono divertiti, insomma. Voi vi siete divertiti? Molto. Ecco, l'importante è quello, bene. Io vi ringrazio, ecco, avete visto, vi ho rubato 5 minuti, 7, adesso vi lascio andare a rilassarvi, ok? E a godervi la serata. Grazie mille. A presto. Ok, siamo in compagnia dei Rumba de Bodas. Ciao a tutti, ascoltatori e visualizzatori di Yastar Radio. Bella, ciao Alberto. Yeah, e seguaci del Circus Fest e tutti. Circus Fest, una bomba. Ok, voi siete allora i veri headliner della serata e del festival? Apparentemente, siamo... apparentemente, anche se... In realtà hanno scelto il doppio headliner per stasera. Ma mi sembra giusto perché c'è un livello qualitativo di musica e musicisti altissimo qui a Circus Fest, quindi... Sentirci chiamati headliner mi sembra un po' eccessivo. Però effettivamente siete gli ultimi che suonano. Ma sì, ma gli ultimi saranno i primi, i primi saranno gli ultimi. Ecco. Che cos'è il tempo per noi? È relativo, no? È molto relativo. Ecco. Allora, beh, non siete tutti perché voi siete in 7, giusto? Sì, siamo approssimativamente il 40%. Sì, non ci staremmo nell'inquadratura. Ecco, grazie. Avete pensato agli... Ok. Perché io occupo doppio nell'inquadratura. Bene, allora siamo in compagnia, diteci il vostro nome e cosa fate nella band. Alessandro, batterista. Io sono Elia, trombettista e ci provo anche con la chitarra. Grande. Io sono Guido e suono il sax, baritono e contralto. Ok. Ah sì, ti ho sentito prima nel soundcheck, adesso che non funzionava il baritono, giusto? Esatto, esatto. E non arriva... è un problema molto frequente. Ok. Gli altri, chi manca invece del gruppo, diteci anche nomi e loro, insomma. C'è Carlotta alla voce. Simone al clarinetto e al tenore e Maurizio al basso. Ah ok, scusami. Allora c'è Laura alla voce, Jack al basso, Giamma al clarinetto e al tenore e Mattia Franceschini alle tastiere. Il maestro. Allora, ok, qual è il, secondo voi, insomma, a vostro gusto, il miglior pezzo che avete scritto e che magari riproporrete anche questa sera? A gusto personale di ognuno di voi tre, insomma. Beh, sarà fatica a mettersi d'accordo. Mi sa che ognuno dice la sua versione. Allora, sì, ognuno dica la sua e, insomma, così almeno puoi sentire. Allora, secondo me il pezzo migliore che abbiamo mai scritto è... Non abbiamo mai scritto pezzi, e questo li abbiamo plagiati da artisti minori poco conosciuti. E tra tutti questi quale preferisci? Allora, a me mi piacciono quelli nuovi, ne abbiamo tre nuovi, quindi li suoniamo da meno tempo, ci hanno rotto meno le balle. Superpower, 5 quarti e Morning sono i primi tre pezzi che suoniamo. Sono quelli che mi divertono. Abbiamo in apertura del live, quindi. Mi diverto di più a suonare perché sono nuovi e ancora non mi hanno rotto le palle. Giusto. Fra un annetto non li sopporterò più anche quelli. Capisco, comprendo. Io sono d'accordo. Ale? Ma a me piace Mararifo. A me piace Mararifo. Quando sono entrato nel gruppo mi hanno detto di imparare i pezzi. Diciamo che ai tempi era quella che mi piaceva di più e dato che faccio fatica a cambiare i miei punti di vista... Ho mantenuto quella, penso, poi non lo so, domani chi lo sa. Ok, voi siete tutti di Bologna, città? No, guarda. Solo tu, bene. Abbiamo qua tre persone provenienti da tre posti differenti. Io sono proveniente da Como. Io sono di San Marino. E io di Bologna. Okay. Riuniti a Bologna in nome della musica. E siete attivi da quanto? Il gruppo attivo da... Dal 2008, quindi fate voi i conti. Ok. Sì, beh, nel 2008 sono passate tipo 30 persone nella band. Ok. Non siamo mai stati 30 tutti in una volta. Ah, ok, non avete mai fatto l'orchestra. Qualcuno ha capito così. però in un'intervista avevano capito male. Non siamo mai stati più di 8 nella band. Okay. Però sono cambiati tanti elementi. Bene. Visto che siamo in una festa tema circense, se i Rumba de Bodas fossero un personaggio del circo, chi vi sentireste di essere? Saremmo... Io... No, Pulcinella non è un personaggio del circo. Saremmo dei clown, quelli con le motoseghe,
capelli. Ah, proprio dell'horror. Io mi vedo più come donna cannone. Capelli sciolti, cannone. È una figura che sto vedendo spesso ripetuta dalle band. La donna cannone e la donna barbuta in queste serate. Io posso incarnare tutte e due contemporaneamente. La donna barbuta cannone. Voglio fare un piccolo inciso riguardo al circo, Circus Fest. Io lo dico. Dillo. Che i Rumba de Bodas non è che eventualmente se fossero dei personaggi del circo. I Rumba de Bodas sono stati personaggi di un circo. Perché, se dico bene, perché io nel gruppo non c'ero, ma ho sentito queste storie. Sì. Nel 2014 hanno messo su il Rumba Circus Show e l'hanno hanno fatto degli spettacoli per un mese in Scozia. Ah, questa mi mancava, presso, vedi? Il Kelbourne Garden Party, che è una località bellissima vicino Glasgow, dove siamo poi tornati a suonare al festival di musica, però solamente in veste di band l'anno scorso. Quindi i Rumba de Bodas sono stati un circo. Sono stati un circo. E alcuni dei Rumba de Bodas sono stati membri di un altro circo, che è il Circo Panico. Ah. Che è un circo indipendente italiano. Sì, sì, no, quello lo conosco. Bello, 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 sì. Ok, prima di lasciarvi andare a prepararvi, perché ormai penso sia anche quasi ora di cominciare. Devo mettere il cannone sul palco. Esatto, riscaldare i polsi per la miccia. Anche. Ok, se volete lasciarci qualche vostro contatto o qualche vostra prossima data... Vi do il mio numero di telefono. Va benissimo. No, non credo che vi interessi. Per qualche ascoltatrice, contatti, ma su Facebook Rumba de Bodas è il modo più semplice. Vai su Facebook Rumba de Bodas. Chi non ha Facebook va su rumbadebodas.com. Ma soprattutto chi non ha Facebook adesso? C'è tutto. Un saluto Scherdi. Ciao Scherdi, ciao, il nostro amico. Noi ci teniamo a salutare gli amici. Se no, rumbadebodas@gmail.com. rumbadebodas@gmail.com. Non it, com. Perché noi siamo international. Ok, prossimi concerti programmati. Siamo domani a Gallipoli. Ecco, quindi noi non lo vedranno domani, quindi una un po' più avanti. Allora, per tutto agosto facciamo avanti e indietro per lo stivale. Ah. E se andate su Facebook o sul sito, vedete tutte le date, elencarle sarebbe troppo lungo. Diciamo le prime. Poi, 5-6. Ma chi se ne ricorda? Era lì il trucco. 1 Gallipoli, 1 Isola Capo Rizzuto, 2 agosto Policoro, 5 agosto Taranto, 7 agosto Ostuni e poi andiamo in... 9 agosto Salerno, poi Ravenna. Poi, e poi non ci ricordiamo. Beh, comunque, direi che bastano. E poi dopo in settembre altre. Stay tuned, come si dice. Yeah, allora vi auguro buon concerto e se riesco verrò anche ad ascoltarvi. Grazie mille, grazie a voi. Ciao, grazie a voi. Alberto, ciao Claudia, alla camera. Ciao, 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 grazie. Ciao. Grazie mille, ragazzi. Eccoci tornati finalmente a Festival Finito con più, un po' più di tranquillità. Abbiamo qui la Bea, abbandonata dagli altri commilitoni del direttivo. Ecco, sottolineiamolo. Abbandonata qui a noi per fare una brevissima conclusione, insomma, un resoconto di come è andato questo festival, che noi confermiamo già in anticipo che è andato bene, perché ci siamo stati, però vogliamo sentirlo dire da te. Allora, è stato un bellissimo esperimento nuovo che abbiamo fatto quest'anno. E diciamo che siamo molto soddisfatti, gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati raggiunti, il clima all'interno del Circus Fest è stato bellissimo per via anche della gente che ci ha sostenuto, c'erano numerosissime famiglie mischiate ai giovani, quindi questo era molto bello, musicisti, collaborazioni, anche mercatini, food trucker, persone stupende che sono state al festival. Hanno sopportato con noi anche momenti di stress, di sudore, perché c'era caldissimo. Il caldone proprio. Il caldone che ci ha veramente sfiancato. Credo che per una settimana dopo il circus tutti abbiamo bevuto come un po' sbornia proprio. Cioè io andavo in giro con le taniche di acqua, quindi vediamo. E niente, è stato un bel festival, ecco. Siamo contenti e non vediamo l'ora di... fare questo evento per promuovere la beneficenza con Abeo, quindi consegnare quello che abbiamo raccolto all'associazione che si occupa di tutelare i bambini vittime di tumore. Quindi ci sarà già, c'è già un nuovo evento in programma? Esatto, due in teoria. Allora, il primo è proprio per la premiazione e quindi la consegna di questo denaro ad Abeo, che verrà fatto a fine ottobre.
Adesso vedremo, uscirà insomma verso settembre il programma e tutto. E dopodiché abbiamo in ballo da un po' un progetto con la biblioteca di Sona. Abbiamo vinto un bando per realizzare con lo street artist Pierre di Verona un murales sulla parete, diciamo, d'entrata della biblioteca, con evento correlato per inaugurare il progetto. Il comune di Sona ci sta sostenendo tanto in questo e ci ha sostenuto tantissimo anche durante proprio il Circus Fest, perché come comune ci ha tolto numerose spese. Ci ha pagato entrambi i due giorni di noleggio della tensostruttura, che non è poco, montaggio, smontaggio, trasporto palchi, nonché pubblicità. Gli assessori sono venuti insieme al sindaco, assessori che hanno pure lavorato fisicamente, perché a un certo punto eravamo in merda per alcune cose e sono tirati sulla camicia e ci hanno aiutato, quindi un bel comune dove vivere, ecco, gli siamo molto grati. Volevo chiederti, visto che ti hanno abbandonata qua e se non erro mi volevi parlare anche di questo, volevi dire qualcosa riguardo sì, ragazzi, al oggi, direttivo? Esatto, che è un direttivo che contro cazzi, dei bravissimi ragazzi. Oggi non sono qua perché molti di loro lavorano con turni, chi come freelance, quindi insomma ognuno ha i suoi bagoli. E spesso e volentieri quando si parla di un festival non si parla mai del lavoro che c'è dietro, della fatica e anche del sacrificio che ci mettono tutti i ragazzi che partecipano, che è, diciamo, speso in diversi mesi. Noi abbiamo lavorato 10 mesi per questo festival, dedicando il nostro tempo libero, le nostre energie, e quindi chi alternava due lavori piuttosto che lavoro, associazione, stage e quant'altro. Insomma, bisogna dire un grazie anche a questo direttivo e ci tenevo a presentarveli. Innanzitutto Corinne Luppi, che è dal primo anno di vicepresidente, che ha rotto i coglioni a una caterba di sponsor e quindi ha tirato su un fottio di soldi, ha contattato tutti i mercatini che avete visto al Circus Fest, che erano tutti artigiani, tutti quanti, e ha, diciamo, macinato come una macchina da guerra ed è stata bravissima, quindi questo le fa molto onore. Dopodiché c'è il segretario, che è Marta, mia sorella, Marta Zuccatelli, che con molta pazienza ha sopportato tutti gli stress. E te in primis, immagino. Me in primis, perché con la pazienza che ha, i momenti in cui sbroccavo, lei era tranquillissima. Si è occupata con Mirko della parte artistica, quindi dei workshop, degli spettacoli circensi e anche dei food truckers. E poi c'è Mirko, che è il direttore artistico ed è stato bravissimo, che era qui con noi l'ultima volta. Sì, esatto, e malgrado abbia fatto anche un matrimonio durante il Circus Fest, perché lui è fotografo, è venuto tutti e due i giorni e ha macinato bene, proprio anche una macchina da guerra, e ha reso degli ambienti molto particolari grazie alle scelte proprio artistiche che ha fatto, dai cantautori a cappello che erano nel giardino con gli allestimenti delle ragazze del BKF Store. Dopodiché c'era questo ambiente col sigaro toscano, con l'arena dei Baskers dove sono esibite i Totanos, gli Ciucciariello e altri artisti, e insomma tutta la parte artistica, ecco. Poi c'è Giulia, la sua ragazza, che è stata una bomba perché ha curato tutta la parte della comunicazione, quindi dai social, YouTube, il sito, comunicazione con gli sponsor, cioè ogni cosa che dovevamo comunicare, lei ogni volta tramite internet, mail e cose sistemava tutto. Dopodiché c'è Mauro Vergara, che è il nostro santo, che si è occupato del bere e dei gruppi musicali con Enrico. Santo subito. Esatto, perché ha una pazienza infinita, è in 800.000 associazioni, cose, non è mai fermo, ecco, e lui insieme a suo padre sono stati un grosso punto di riferimento per il festival, non solo per la musica, che sono state fatte delle scelte musicali molto importanti grazie anche ad Enrico, ma anche per quanto riguarda il bere, perché avevamo anche l'Officina degli Angeli, l'Amburon, quindi c'era tutto un sistema che se ne sono occupati loro. Dopodiché quest'anno, come aiuto di Mauro per quanto riguarda la musica, c'era Peter Leach, mio carissimo amico dai banchi di scuola,
che è stato anche lui un santo, perché con tutti quegli artisti in ritardo, line up che cambiavano al momento, è stato bravissimo a gestire la situazione e far sì che tutti gli orari venissero rispettati. Dopodiché c'è Lara ed Emma che si sono occupate di tutte le scenografie che avete trovato all'interno del festival. Hanno fatto settimane intere a pitturare, costruire cose in legno con bancali, a cercare vasetti, lucette, state bravissime. E Lara da quest'anno si è occupata della grafica assieme a me finché insomma il lavoro non è uscito ed è stata bravissima. Dopodiché c'è Sara che si è occupata della pesca di beneficenza e della lotteria. E non è poco, perché la pesca di beneficenza e la lotteria ci hanno aiutato molto come entrate economiche. E dopodiché vediamo se mi dimentico qualcuno. Anzi, il nostro tesoriere Teo Baldi, il grande Matteo, che ha curato tutto il nostro bilancio per tutto l'anno, da quando abbiamo iniziato ad ottobre fino ad adesso, e continuerà comunque con questo. Ecco, quindi un grazie a questo staff meraviglioso, perché se il festival è riuscito è grazie anche a loro. Quindi quei ringraziamenti al direttivo. Noi ringraziamo tutti quanti, Danny che è venuto con i video, Sottosuolo che è stato presente e tutta la gente che ci ha sostenuto, ecco. E se guardate in basso a sinistra trovate il link del nostro after movie. Ok, e facciamo che ci rivediamo l'anno prossimo. Sì, e vediamo cosa esce fuori. Perfetto, va grazie bene. Mille ancora. Grazie Malvo, grazie All'anno Danny. Prossimo allora, o al prossimo evento organizzato da voi.